E lo scorso fine settimana in tre piazze piemontesi i cittadini si sono potuti confrontare con i volontari sul tema del terremoto. La campagna Terremoto Io Non Rischio, giunta alla seconda edizione, è stata organizzata per informare i piemontesi sulle buone pratiche prima e durante i terremoti. Ce ne parla Daniela Sollazzo. Il terremoto fa paura, ma con il terremoto si può convivere. È il principio che ha accompagnato la seconda edizione della campagna nazionale Terremoto Io Non Rischio, per la riduzione del rischio sismico, organizzata in contemporanea in oltre 100 piazze di quasi tutte le regioni italiane. Una campagna di informazione e prevenzione, che ha coinvolto 1.500 volontari di 12 organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile. In Piemonte i volontari ANPAS della Croce Verde di Pinerolo, della Croce Verde di Saluzzo e di Soccorso Radio Saluzzo hanno risposto alle domande dei cittadini sulle possibili azioni da intraprendere per ridurre il rischio sismico nelle piazze centrali di Pinerolo, Saluzzo, mentre volontari dell'Associazione Nazionale Alpini hanno fatto lo stesso ad Alessandria. Al centro del confronto con i cittadini, soprattutto le norme di comportamento da tenere prima, durante e dopo il terremoto, le piccole accortezze da adottare per rendere più sicura la propria casa. Eccoci alla fine delle due giornate sulla riduzione del rischio sismico, il secondo anno della campagna nazionale Terremoto Io Non Rischio. In Piemonte le piazze che sono state impegnate sono state quelle di Pinerolo, di Saluzzo e di Alessandria. Pinerolo e Saluzzo gestite dalle rispettive Croce Verdi, invece Alessandria dall'Associazione Nazionale Alpini. La campagna Terremoto Io Non Rischio che è arrivata al secondo anno, l'anno scorso erano 12 piazze, quest'anno 102, è fatta in collaborazione tra ANPAS, il Dipartimento di Protezione Civile, la rete delle università RELIUS e dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ottima è stata l'affluenza. La gente è molto interessata a informarsi su quello che può fare non per prevenire i terremoti, ma per prevenire i danni del terremoto. I volontari in piazza in questi due giorni hanno dato indicazioni alle persone su come poter, con piccoli accorgimenti anche, rendere più sicura la loro casa. Inoltre sono state date informazioni su dove trovare sui siti dei comuni le indicazioni per i punti di raccolta, cosa fare subito dopo il terremoto e cosa invece non fare. La Regione Piemonte è dotata di vari uffici dislocati nelle varie province della Regione. Noi in particolare lavoriamo a Pinerolo nel settore sismico. Pinerolo è situata in questa zona qui, nella zona 3S, dove ci sono i 41 comuni che già nell'82 erano classificati sismici. Questo è dovuto al terremoto che c'è stato nel 1808. Dal 2003 la zona sismica si è estesa nel Verbano Chiuso Ossola, nel Cunese, nell'Alessandrino e nel Torinese. Attualmente dal 1 gennaio 2012 tutto il Piemonte è sismico con vari gradi di sismicità. Sicuramente sono molto importanti queste campagne sul rischio sismico perché insegnano ai cittadini come comportarsi durante gli eventi e ricordiamo che è essenziale che tutti i progettisti rispettino le norme tecniche in ambito edilizio e urbanistico. La spiegazione è semplice, veloce, sono cose che sembrano ovvie, però poi quando uno si trova effettivamente in queste situazioni non sa come comportarsi, quindi l'ho trovato molto utile, anzi credo che dovrebbero farlo tutti visto che poi ci vogliono 5 minuti. Non sapevo che a Saluzzo ci fosse un piano della protezione civile, quindi mi informerò e lo dirò anche ai miei. No, grazie, è stato molto interessante.